Dottor Martinelli. Ah, fate Antonio. Scusi se mi sono permesso di venirla a trovare qui, ma nel suo ufficio non c'è nessuno. Posso parlare con te? Certo. Accomodati. Grazie. Allora, di cosa volevi parlarmi? Si tratta del nuovo arrivato, quel ragazzo. Lorenzo. Esatto, proprio lui. Sì, Sandra mi ha raccontato quello che è successo. Non è tanto quello che è successo. Sarebbe assurdo solo pensare che in un luogo del genere possa circolare della droga. Il fatto è che quel ragazzo era veramente spaventato. Come? Se tu sei d'accordo, io vorrei vederlo più spesso. Quel ragazzo m'ha aiutato. Beh, è una cosa che stiamo cercando di fare tutti. Intendevo dire che voglio vederlo più spesso degli altri. Incontrarlo da solo, senza la dottoressa Sandra. Se tu sei d'accordo, ovviamente. Perché no? Che dire, può fargli solo bene. Grazie, Victor. Avanti. Scusa, ti rubo solo poco tempo. Ho già parlato con Martinelli. Avrei bisogno di fare dei colloqui privati con tutti i ragazzi. Perché? Di solito i colloqui non li fai con Sandra. È successo qualcosa? No, no, assolutamente. Ho solo questo piacere. Sai, molti ragazzi non li conosco. Voglio approfondire un po'. E quindi in cosa ti potrei essere utile? Dammi una stanza e avvisa i ragazzi che voglio parlare con loro. Tutto qui. Tranquillo, ci penso io. Tu sei un veterano. Noi ci conosciamo da molto tempo e mi fido del tuo parere. Mi fa piacere. E se ti dicessi che qui gira della droga? Cos'è, una battuta? No. Se avessi visto qualcosa del genere me ne sarei accorto subito. Sto lottando tantissimo per uscirne e ci sto riuscendo. Ma non permetterei a nessuno di provare a farmi ricadere nel tunnel. Capisco. Senti, che mi dici del nuovo arrivato? Cos'è, un interrogatorio, padre? No. Non è arrivato Lorenzo? Mm-hmm. Lo conosco appena. Do pochissima importanza agli altri, non me ne frega niente. Dai, non fare l'indifferente, lo sappiamo tutti che sei un leader. Al Santa Teresa sei quello che dà il benvenuto a tutti. Da leader? Sì. Ha detto lei che qui non c'è nessun leader. Nel tuo caso. Diciamo che mi diverto a fare questo piccolo teatrino. Ti diverti? Sì. Caro padre, qui siamo tutti uguali. Vedo che hai accettato il mio invito. Non sarai un gran seduttore. Dici? Mi è pedinato. Sai, non è certo un buon metodo per conoscere una donna. Può darsi. Ma vedo che ha funzionato. Ma tu non ti vuoi fare, Max? No. Non mi va. Parli tanto tu che hai provato di tutto. Hai provato le cose migliori. Ma intanto non ti vedo mai su DJ. La merda che ti fai tu a me fa schifo. Prova questa. Anna, sono stanco di aspettare. Dobbiamo agire. Ho grossi progetti per noi due, ma sai benissimo cosa ci serve. Se vuoi tirarti indietro, lo capisco. No, Max. Io sono con te. Facciamolo stanotte. Thank you.
Sveglia, è ora di farsi terrorizzare. Chi diavolo sei tu? Che cosa vuoi? Zitto, alzati a non fare il cazzone, portami alla cassaforte. Forza, non posso aspettare tutta la notte. Papà! Zitta, stronza! Emma, stai tranquilla, non succederà niente. Alzati, stronzo! Sei un rifiuto della società. Non vuoi collaborare? Vediamo adesso. Tu non sai con chi hai a che fare. Portami la cassaforte! Bastardo, lasciala stare. Ti do tutto quello che vuoi. Cazzo! È colpa sua. Se non reagiva, tutto questo non succedeva. Siamo nella merda, Max, lo capisci? Mi avevi promesso che non l'avresti ucciso. E ormai è successo. Non posso farci niente. Non dovevamo ucciderlo. Ha provato a salvarmi. È disteso per terra. I Saiyama non esistono. Io l'ho ucciso. Io sono nella merda. Dobbiamo disfarci del corpo. O forse una soluzione. Ma tu stai zitta, non dire nulla! Sono Max. Ho fatto una cazzata. Devi aiutarmi. Che cosa hai combinato? Ho ucciso un uomo. Sei con l'obiettivo? Sì, è coinvolta anche lei. Ti avevo già avvertito che era una pessima idea, ma hai voluto insistere. È troppo coinvolta da te, non è programmabile. Uccidila. Dopo manderò un paio di miei a ripulire. Quindi, Max, cosa facciamo? Mi dispiace. Eri la mia preferita. Allora, com'è andata oggi? Ah, sti benedetti ragazzi. Vedi, anch'io ho un passato turbolento. Forse per questo ho scelto di fare il parroco. Ma io non capisco perché devono gettare la loro vita in questo modo. Sono qui per guarire. Guardiamo in faccia la realtà, Lucio. Max è sempre più fuori di sé. Manuel è sempre più nervoso. Noemi non parla più da 2 anni. E poi c'è quel ragazzo, quel... Lorenzo. È convinto che qua ci sia qualcuno che droghi i ragazzi. Non è assurdo? Assurdo. Ed anche falso. Pensi che non ce ne accorgeremmo? Io lo riconosco, quel terrore. Quel ragazzo era assolutamente convinto di quello che diceva. Antonio, tu qui sei un punto di riferimento per i ragazzi. Dio solo sa quello che ti dobbiamo. Non dar retta alle parole dell'ultimo arrivato che ha in corpo chissà quanto veleno, che non capisce neanche quello che dice. Senti, vuoi che ti faccia parlare con Sandra? Credi che ne abbia bisogno? No, non ho detto questo. No, io speravo che almeno tu mi dessi retta. Io non ho capito come si ragiona qui dentro. Quando qualcuno vi dice qualcosa di scomodo, lo etichettate per pazzo. Antonio, io... No, io continuerò a parlare con Lorenzo. E non mi darò pace finché non avrò capito che cosa sta succedendo qui dentro! Thank you.